Comandante Moretti, importante questo progetto con le scuole della Capitaneria di Porto, avvicinare i giovani al mondo del mare, soprattutto in prossimità della stagione estiva, è fondamentale. Certo, è un percorso che è iniziato da tempo, nel senso che già effettuavamo degli incontri sporadici con le scuole. Abbiamo messo a sistema questa iniziativa grazie alla sensibilità dell'amministrazione provinciale, con la quale abbiamo fatto una riunione del Consiglio proprio provinciale qui in Capitaneria nel gennaio di quest'anno, fatto una delibera, la delibera chiaramente del Consiglio, e in base a questa delibera noi diamo la nostra disponibilità proprio a incontrare i ragazzi della scuola per così parlare di mare, parlare delle diverse problematiche del mare e favorire un'educazione del mare che troppo spesso viene conosciuto solo d'estate e quando ci si mette a mollo nei due mesi per provare il refrigerio dalla calura. Invece il mare è un universo che deve essere ancora esplorato. Noi siamo contentissimi di partecipare a questa iniziativa con l'amministrazione provinciale e la Capitaneria di Porto, perché la formazione sul mare, sia sulla sicurezza in mare, sia sulla salvaguardia e la tutela dell'ambiente marino rappresenta, come dire, un valore anche per la scuola, oltre che per le altre istituzioni, diciamo, pubbliche. Siamo particolarmente contenti di partecipare con una classe di liceo sportivo, perché si tratta di ragazzi che tra qualche anno andranno a svolgere il ruolo di allenatori, dirigenti sportivi, giornalisti sportivi, organizzatori di eventi, quindi quello che seminiamo presso questi ragazzi avrà un valore aggiunto per il futuro. Comandante, cambiando un attimo argomento, siamo in prossimità della stagione estiva, ma siamo anche nel pieno della stagione della pesca. Quali novità ci sono per quanto riguarda il dragaggio del fiume Pescara? Il dragaggio sta continuando e ritengo che con le ulteriori risorse che il provveditorato ha reperito e grazie a un lavoro di squadra, perché si lavora sempre di squadra, nessuno è mai in grado di risolvere da solo le problematiche di un territorio, con un lavoro di squadra, quindi con la regione, con il comune, con il provveditorato, con tutti i diversi attori, siamo riusciti a far sì che il quantitativo iniziale di questo dragaggio, iniziato qualche mese fa, si innalzerà fino a essere quasi raddoppiato, quindi si dragherà fino a metà giugno, raddoppiando appunto i volumi e di materiale, e questo dovrebbe consentire, il condizionale comunque d'obbligo, di arrivare all'autunno senza particolari patemi.